quella del Tartufo di Sant'Angelo in Vado è la seconda manifestazione a livello nazionale come anzianità e dall'alto delle sue 53 edizioni è anche la più longeva a livello regionale. Domenica scorsa, taglio del nastro con tutte le massime cariche a livello regionale e locale, oltre a 20 sindaci del territorio, tra le migliaia e migliaia di persone provenienti da tutta la regione ed oltre, per celebrare il Tuber Magnatum Pico, re delle tavole e delle manifestazioni autunnali per i prodotti della terra. Sant'Angelo in Vado, oltre ad essere al centro della vallata produttiva per eccellenza del tartufo bianco, è anche baricentrica per altre possibili iniziative legate al prezioso tubero, come la sempre citata e agoniata strada del Tartufo, per mettere in contatto il territorio con la Val Tiberina. Grande successo, direi, a conclusione della prima giornata. Sono veramente a dir poco entusiasta. I nostri grandi messaggi lanciati l'anno scorso, confermati questa mattina, quelli della strada, non della strada del Tartufo soltanto, ma quelli del Tartufo tutto l'anno, il Tartufo delle Marche, sono stati ripresi. Questa grande, diciamo così, provocazione che ho lanciato alla politica quest'anno di chiamare la Fano Grosseto, la strada del Tartufo, è stata recepita in modo esemplare dai grandissimi protagonisti che questa mattina hanno onorato il palco dell'inaugurazione. La volontà di lavorare su questo asse lo testimonia il fatto che alla cerimonia inaugurale era presente il primo cittadino di San Giustino, il comune in provincia di Arezzo che dista solo 30 km da Vado, provincia da cui provengono molti visitatori per questa mostra regionale.